Ciao, sono Roy Caseres, oggi siamo a Roma all'interno di Carnal Morso Sabroso. Carnal è la mia versione pop della cucina latina contaminata con grandi prodotti italiani. Oggi insieme a Italia Squisita, nelle nostre cucine, prepareremo il ceviche. Il ceviche è un piatto diffusissimo nella costa pacifica latinoamericana. Oggi vi farò vedere la versione classica del ceviche, che è quella peruviana. E poi vi mostrerò la mia versione molto personale. Andiamo subito a vedere gli ingredienti. Prima di tutto, un'ottima lecce di tigre. La lecce di tigre è fatta con degli scarti del filetto di pesce che andremo a lavorare. Solitamente il pesce utilizzato per fare il ceviche è un pesce a polpa bianca. In Perù si usa il rodavaio, che è come un rombo. Noi invece useremo questa volta un'ombrina pescata d'amo, carne bianche e abbastanza sode, ottime per il ceviche. Le teniamo da parte e le frulleremo insieme a della cipolla, cipollotto, zenzero, succo di limone, ghiaccio e peperoncino. In questo caso abbiamo usato l'ají limo. L'ají limo è un peperoncino peruviano dai toni comunque molto profumati e non estremamente piccante. Mettiamo tutti gli ingredienti all'interno del frullatore, le frulliamo fino a ottenere una crema che poi andrà passata al setaccio per togliere le fibre in eccesso. La crema ottenuta ha questo colore leggermente rosato dato dalla cipolla rossa ma anche dal peperoncino. È molto profumata e l'andremo ad aromatizzare con i gambi di coriandolo in infusione per osmosi. Qualcuno si domanderà perché non ho frullato il coriandolo, perché non volevo che diventasse una lecce di tigre dai toni verdi che possono ossidare col succo di limone. E invece così rimane quel caratteristico tono rosa che va a condire il pesce molto delicato. Per fare questa osmosi usiamo la tecnologia sottovuoto Droid di Bipod. Una volta che abbiamo sottovuotato, togliamo tutta l'aria e riposerà per almeno 30 minuti perché si aromatizzi tutta la lecce di tigre. Adesso andiamo alla preparazione vera e propria. Prendiamo i filetti di ombrina, li tagliamo a grandi cubi in modo che il sale, il peperoncino e la marinatura agiscano in superficie, però che all'interno il cuore del pesce stesso rimanga molto succoso e col suo sapore originale. I cubi d'ombrina vanno prima di tutto conditi con cipollotto, peperoncino, sale e poi il succo di limone. Questo fa sì che assorba il sapore esternamente. Dopodiché andiamo ad aggiungere la lecce di tigre. Giriamo e lasciamo agire per qualche minuto. Io personalmente scelgo almeno 5 minuti in modo che la parte esterna comincia a cambiare anche di consistenza. La scuola di pensiero è molto diversa dal nord al sud del Perù. Personaggi come Gaston Acurio lo fanno per pochi minuti, altre persone più nel sud del Perù si lascia addirittura per qualche ora, così che cambia la consistenza del pesce, però sono gusti. Siamo pronti per impiattare, mettiamo al centro del piatto il nostro ceviche. A parte mettiamo il camote, che è la patata dolce arancione che ho precedentemente fatto bollire fino a ultimare la cottura. Mettiamo i grani di mais mote, che è una tipologia peruviana dal chicco molto grande e bianco. Anche questo è stato fatto cuocere per circa 30 minuti nella pentola a pressione in modo da agevolare la cottura. Cipolla rossa tagliata julienne e poi passata prima in acqua in modo che perda un po' il suo forte. Abbiamo il mais cancia che viene tostato in padella con un pochino d'olio e sale e finiamo con qualche foglia di coriandolo. Chi non lo vuole, a chi non piace, è meglio toglierlo. Al massimo si può sostituire con qualche foglia di cerfoglio, evitiamo il prezzemolo perché secondo me non c'entra molto con la preparazione. Avete visto? Un piatto molto semplice, con pochi gesti si può creare un grandissimo piatto dalle tonalità molto fresche, ottime per l'estate. Adesso vi farò vedere la versione di Carnal. Ho voluto giocare su un ceviche a base vegetale, però che ricordasse molto la masticabilità del pesce, quella consistenza unica del pesce. Per fare questo abbiamo usato la yuba.
La yuba è una preparazione giapponese ottenuta dalla lavorazione del latte di soia e quella pellicina che si crea al di sopra che viene essiccata. Con il Droid di Bipod andiamo a togliere l'aria e a marinare e idratare la nostra yuba con la nostra lecce di tigre per circa 30 minuti. Mentre la nostra yuba si sta idratando, cominciamo a preparare la salsa per il nostro ceviche. Prendiamo la lecce di tigre fatta precedentemente per il ceviche classico, andiamo a mettere all'interno dell'avocado, dell'olio al coriandolo e andiamo a frullare il tutto. Come vedete, la crema ottenuta è una crema brillante verde ottenuta dall'avocado e dall'olio al coriandolo. Andiamo a passarla e la conserveremo per finire il nostro piatto. Adesso andiamo a lavorare su altri ingredienti come l'avocado, il mais choclo e l'ananas. A questi tre ingredienti ho voluto dare una connotazione arrostita e l'abbiamo fatta col cannello. È molto usata nella cucina latinoamericana il fatto di tetamare, si chiama in spagnolo, gli ingredienti, bruciarli esternamente. Andiamo a tagliare tutti i nostri ingredienti per poter comporre il nostro ceviche. Cominciamo dalla yuba. Come vedete è già bella idratata e morbida e ci aiuterà per la masticabilità. Vedete la consistenza? Andiamo a tagliarla a grossi pezzi in modo da mantenere comunque un morso consistente. Poi prendiamo l'ají amarillo, che anche questo è un peperoncino simbolo del Perù, è tipico peruviano. Andiamo a togliere le venature, useremo soltanto la polpa tagliata a striscioline sottile. Poi passiamo invece al sedano, che darà croccantezza e succosità al nostro ceviche. Lo tagliamo a losanghe e lo mettiamo da parte. Infine abbiamo il camote che abbiamo fatto precedentemente bollire e essiccare a 80 gradi fino a raggiungere una consistenza leggermente semi dry. Questo ci aiuterà a dare ulteriore masticabilità al nostro piatto. Cominciamo a mettere all'interno i nostri ingredienti: la yuba, l'ají amarillo, il sedano, il camote, aggiungiamo qualche pezzo di ananas arrostito. Finiamo con sale e lime, che sono la base del bilanciamento del nostro ceviche. Per un ottimo ceviche il sale è fondamentale. A volte quando si mette il sale nel ceviche sembra che sia troppo, invece il sale è l'unico ingrediente che va a bilanciare l'acidità del nostro ceviche. Lasciamo macerare per qualche minuto e andiamo ad impiattare. Iniziamo mettendo tutti gli ingredienti al centro del piatto, intercalando ogni tanto con qualche pezzo d'avocado che abbiamo bruciato precedentemente. Il mais choclo, anche questo bruciato precedentemente, lo mettiamo in cima. Proseguiamo con la salsa che abbiamo preparato con la lecce di tigre e l'avocado all'inizio, delle foglie di camote, mettiamo qualche foglia di coriandolo e infine un filo di olio al coriandolo per dare un po' più di colore e profumo al nostro piatto. Da colombiano sono molto felice di avervi potuto raccontare un po' della gastronomia latinoamericana, specialmente di quella peruviana. Perù, che con i suoi grandi chef negli ultimi anni è stato ambasciatore della cucina latinoamericana nel mondo. Divertitevi quest'estate a fare le vostre versioni del ceviche, giocate con gli ingredienti, cercate di bilanciare l'acidità col sale e io sono qui che vi aspetto a Carnal. Un saluto a tutti gli amici di Italia Esquisita da Roy Cáceres.